poi adesso ci fermiamo perché pratica gli aerei acrobatici e noi dobbiamo star fermi. Guardate che roba. Adesso stiamo andando a fare una colazione infinita con un sacco di pancakes. Chissà se è la Nutella o lo sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero, zio, dai. Ok, quindi questi sono i pancake chocolate and banana e questo è l'American Long Coffee Very Very Long. Sono 6 litri. Ok, adesso siamo al garage del team dove ci sono tutte le moto. Come potete ben vedere è esattamente identico a quei fienili che vedete nei film americani, solo che qui dentro ci sono moto. E questa è la mia moto. Raga, la mia compagna USA. Adesso stiamo andando appunto in New Jersey. Non arriviamo stasera in New Jersey, stasera arriviamo nel Maryland. Lui appunto è Marco, dove me dall'Italia, l'avete già visto diverse volte. E lui è un team al chip, uno dei tre soci founder del trofeo Aprilia R660 McDonald's. Praticamente voi dovete capire che qui negli Stati Uniti c'è un McDonald's ogni 5 chilometri. E anche a pranzo mangiamo sano. Io potrei vivere qui. Ora 21.30, siamo arrivati in albergo. Questa è la nostra stanza per stasera. Adesso qui sono le 21.30, ma da voi sono tipo le... Che ore sono qui? 21.30. Quindi 6. 21 più 6, 2, 3, 23 e 30. Sono le 3 e mezza da voi. Ok. E adesso andiamo a cena. Come facciamo a dormire? Sono molto preoccupato. Anche stasera mangiamo sano, vero? Io non so se riuscirò ad arrivare vivo alla fine di questi 20 giorni, perché se mangiamo sempre così è un disastro. Buongiorno. Siamo a fare colazione e abbiamo trovato finalmente nel menù bambini latte e cereali. Dopo una sequenza di McDonald's a pranzo, stick a cena con un sacco di altre cose fritte, pancake giganti ieri a colazione, McDonald's ieri a pranzo e ieri sera questo tipo pollo super fritto. Ovviamente stamattina facciamo colazione con cereal, latte e cereali. Ci eravamo illusi di aver trovato del cibo normale. Io non credo che sia possibile mangiare in America. Molto bene, abbiamo appena realizzato che il chicken breast che abbiamo preso è a bagno d'acqua. Però siamo in macchina, non è che possiamo svuotarlo, quindi adesso farò un'operazione di svuotamento acqua con il finestrino. E più indietro che non ci torna dentro l'acqua, indietro. Ok, siamo arrivati in questo specie di distributore perché dobbiamo prendere l'acqua, visto che stiamo morendo, siamo senza. Qua vendono le balestre in autogrill. Quindi nel frattempo si prendono avanti. 8.75. Nine. Thank you very much. È tempo di fare la cosa americana più americana del giorno, ovvero assaggiare un cracker con il formaggio spray. Il piano cracker è fallito, quindi vado con la galletta. Beh, non fa schifo, No, ma cosa faccio? Vai in... Allora, no cash, no cash. No, quello non è no cash. Non aspetta, è. aspetta. Aspetta. Cosa faccio? Dove vado? E qui i caselli autostradali praticamente ci sono. Non servono a niente. Non servono a niente perché passi così. Detta passa, destra, passa, non paghiamo. No, devi pagare. Adesso che c'è cash paghiamo. C'è l'omino. We are American, so we pay with dollar. Yeah. Siamo arrivati al New Jersey Motorsport Park. Ok, non si può andare a fare la track walk perché stanno tinteggiando la pista in vista della gara di settimana prossima del Moto America, quella che faremo noi. Però c'è la torre e quindi andiamo a vederla da sopra, dall'alto. Direi che è veramente un bel posto questo. Direi proprio da pelo. Cioè, sì. da pelo vuol dire che è proprio che ci vogliono i coglioni per andare a parte qui. Perché guardate, quella è l'ultima curva. E la sua particolarità è che quella è l'uscita, quella lì, ok. Quella andrà fatta a full gas probabilmente. E se per caso succede qualcosa, che si cade, si arriva direttamente nel muretto perché quella è erba e si scivola fortissimo. Siamo arrivati in pista, sono le 7 del mattino e adesso da buoni italiani facciamo colazione. Ok, adesso facciamo il briefing dei piloti inizio giornata, dove ci dicono le bandiere gialle, le bandiere rosse, le solite cose che non dobbiamo cadere. Questo è il mio compagno di squadra americano Caleb. Ciao bellissimi. Ciao bellissimo. Sempre
merda. Io ho un compagno, di team youtuber, vi rendete conto? Alberto Nasca degli USA. Il primo turno USA è andato e le piste qui sono totalmente diverse. Sembra un kartodromo grande e ci sono più buche che in un crossodromo. E qui c'è anche un pezzo fighissimo che si chiama Wheel Hill, perché praticamente è uno scollino dove la moto si impenna tantissimo, anche se abbiamo solo 100 cavalli, a 107 in realtà. E quindi vi aggiornerò esattamente dopo il prossimo turno. Noi adesso ci fermiamo perché praticano gli aerei acrobatici e noi dobbiamo star fermi. Guardate che roba. Il fatto che loro si esercitano sopra il circuito, noi ci dobbiamo fermare per 2 ore, ma è incredibile cosa fanno questi, oh. Siamo riusciti a trovare un altro pranzo da salutare, come quello di ieri. Questo è un fantastico Italian panino. Ci sono 6 kg di prosciutto cotto. Ma almeno mangiamo sano, visto che dobbiamo ancora girare. Molto bene, si chiude la mia prima giornata in una pista USA. Raga, qua fanno paura, a parte che vanno fortissimo. Ma poi le piste sono stranissime, sono piccole, strette, piene di buche. I cordoli sono strani, cioè è tipo nelle piste europee da noi. Devi solo pensare ad andare il più forte possibile. Qui devi anche cercare di capire come non esplodere, perché è veramente difficile, ci sono un sacco di buche. Kale, come sono andato oggi? You look really good. The tracks here are a little bit different, so it's gonna take a little bit of getting used to, especially the bumps. Yeah, I told them. It was fun. Yeah, lot of fun. Divertentissimo. Oggi è venerdì, domani, dopodomani sarò a New York, ma lo vedrete in un altro vlog. E noi torneremo qui venerdì, sabato e domenica per la gara del Moto America, che è il campionato motociclistico più importante negli Stati Uniti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, commentate, mi raccomando, scrivetemi se il video vi è piaciuto, cosa vorreste vedere nei prossimi vlog. E noi ci vediamo al prossimo video. And do like this. Boom!